Sago Radio 24, la TV come non l'hai mai vista. Buonasera cari amici e ben ritrovati a questa nuova live del Salotto Culturale di ogni giovedì. Do il benvenuto agli ospiti, ma prima di tutto ad Andrea Anselini. Benvenuto Andrea. Grazie a te Milena, buonasera. Poi io saluto i nostri ospiti, ovviamente saluto anche tutto il pubblico che ci inizierà a guardare e anche quello che ci guarda in replica. Benissimo, stasera Andrea ci parlerà di favole, no? Con tutti e tre i nostri ospiti. Ricordiamo, ne manca uno, per motivi familiari non è con noi, quindi salutiamo Mugnai che appunto non c'è. Intanto, esatto, ma faccio pure i saluti e faccio presente a Daniele, se ci riguarderà, quando vorrà tornare ce lo farà sapere che occuperà la puntata. Intanto Andrea, io partirei subito con la prima domanda, chiedendo in maniera molto breve cosa fanno i nostri ospiti nella vita. Quindi parte Alessandro. Ma la precedenza si dà alle ragazze. Come siamo in maggioranza, iniziamo le maschette. Ok, va bene. Io sono cosa inusuale, però l'accettiamo, Andrea. E ne cogliamo l'occasione perché sono occasioni rare quelle quando ci danno la parola per primo. Sì, noi uomini lo diamo alle donne, però le donne giustamente lo devono dare agli uomini. Sì, quando si ricordano di darcela. Comunque, in ogni caso è stata gentilissima Milena a dare, scherzo. E allora io sono un insegnante, come lo è anche Floriana e anche Maria, e io insegno nella scuola primaria. E penso che il racconto per i bambini è importantissimo, e anche per i bambini della scuola dell'infanzia, magari ne parliamo. E dopo sono un counselor filosofico e mi occupo di associazionismo da sempre. Mi piace fare veicolare le idee perché questo dà un senso alla vita. Perfetto. Floriana. Intanto saluto tutti, buonasera a chi ci sta ascoltando soprattutto. Come diceva Alessandro, anch'io sono insegnante di scuola primaria, una maestra. Quest'anno sto seguendo delle classi terze, quindi vivo giornalmente quello che è il mondo che poi nei miei libri descrivo, quindi cerco di rappresentare la realtà che vedo attraverso i loro occhi anche nei miei testi. Questo è quello che faccio, diciamo, per diletto, che poi giornalmente quindi si trasforma poi in quello che metto in pratica anche con i miei piccolini in classe. Cerco quindi di trasmettergli anche l'amore verso la lettura, la scrittura, e questo è quanto. Perfetto. Maria? Bene, intanto anch'io un saluto caro e un ringraziamento a Milena e ad Andrea, perché è la seconda volta che torniamo insieme noi come trio nella vostra bella trasmissione. Quindi un momento carino, ecco, quindi vi ringraziamo per questo. Allora anch'io, come ha detto Alessandro, anch'io insegno e noi ci siamo incontrati proprio per questa passione in comune del mondo dell'associazionismo, quando durante il periodo del Covid l'associazione si è trasportata dalla presenza al web, diciamo, in remoto. E lì è stato possibile incontrarsi tra me, che sono della Basilicata, e Floriana e Alessandro della Sicilia. Quindi si sono abbattuti ogni confine, ogni barriera e ogni distanza. Questa poi è la bellezza, come stasera con voi, e la bellezza è la chiave positiva della tecnologia a servizio delle relazioni, quindi quando lo strumento lo utilizziamo bene. E così ci siamo scoperti entrambi, tutti e tre, voglio dire, con questa passione per la formazione, perché nostre favole, i nostri racconti hanno l'obiettivo di educare e di formare, insomma, i piccoli e i grandi, di porsi quelle domande sulla vita attraverso un linguaggio
diciamo, che accomuna e che avvicina in modo particolare i bambini, però un linguaggio che può essere utile e anche per i grandi. Certo, quando è stato difficile scrivere qualcosa insieme con questa distanza? Floriana? Sì, allora in realtà appunto come diceva Maria ci siamo trovati, perché tutto è nato da un progetto che Alessandro ha veicolato fra me e Maria su un altro testo, dove Maria appunto stava scrivendo delle storie per dei ragazzi ucraini e io ho fatto la traduzione dall'inglese perché appunto sono laureata anche in lingue, quindi ho prestato, diciamo, l'aiuto da qui. Con Alessandro ci conoscevamo perché avevamo lavorato nello stesso istituto, quindi lui sapeva di questa mia passione per la scrittura e quindi quando c'è stata l'occasione, diciamo che abbiamo unito le nostre forze, abbiamo detto perché non scrivere qualcosa insieme, insomma provare a scrivere qualcosa tutti insieme, quindi abbiamo cercato un editore che fortunatamente ha subito creduto in noi e quindi ha pubblicato il primo libro e poi anche i due successivi, quindi diciamo che è stato un trio comunque che sta andando bene. Quindi Alessandro, tu sei stato il veicolo principale? Beh, io ho trovato terreno fertile sia in Floriana che in Maria, anche perché l'idea l'avevamo in comune. Tutte e tre pensavamo di dare qualcosa a chi sarà la società del futuro, che sono appunto i bambini, perché è compito degli adulti formare la società futura sana. E allora, voglio dire, quando ho proposto a Floriana di fare questa cosa per dare magari un'opportunità ai più piccoli, ho trovato subito l'interesse in Floriana, così come in Maria. E allora poi ci siamo trovati tutte e tre e avevamo la stessa voglia di fare e la stessa passione di fare. Benissimo. Andrea, c'è. Ok, nel frattempo, prima di farvi, diciamo, per fare i libri, salutiamo Anna Valente che saluta tutti e saluta anche noi, Milena, e poi abbiamo Adele che saluta tutti quanti anche voi e ci augura la buona dieta. Quindi salutiamo entrambe loro che ci hanno scritto. Grazie. Ok, allora io faccio la vostra domanda, visto che siete qui per parlare dei vostri libri, visto che siete in tre, avete tre libri, magari ognuno può parlare di un libro, vedrete voi di cosa volete parlare e l'altro parla a sua volta di un altro libro. Vi gestite voi un libro a testa, visto che tre libri e tre autori, quale occasione è meglio? Ok. Posso iniziare io, Andrea? Sì, vai tu, infatti, lo io, o te o Maria, non è un problema, adesso per garantire, vado io faccio parlare allora, io faccio vedere fine, questa copertina. Allora, io faccio vedere questa copertina e mi piace parlare di storie sotto l'albero perché dalla prima domenica di dicembre noi entriamo nel periodo di avvento, no? Quindi nel periodo natalizio. E allora mi piace parlare delle storie sotto l'albero e di una storia che racconto, è stato un bel lavoro questo. E Andrea, guarda, la prima cosa vorrei sottolineare questo: si scrive, si dice sempre, si scrive per un motivo, no? E il benessere innanzitutto lo riceve l'autore insieme agli altri, perché la caratteristica della nostra scrittura è stata quella di inviare il nostro racconto tra di noi per leggerlo, no? Come allo stesso tempo noi spettatori di noi stessi, e quindi una risonanza, un feedback sul lavoro, anche per vedere se il messaggio che volevamo veicolare arrivava, no? Toccava le corde dell'animo, del cuore, della mente. E quindi io, che adoro il mese di dicembre e quindi adoro tutto il periodo natalizio, ho voluto riscrivere questa storia sotto l'albero insieme. Tutti e tre abbiamo fatto queste storie sotto l'albero, ognuno di noi ha fatto una sua storia, con un insegnamento da far riscoprire, ma innanzitutto a noi stessi. Cioè, in un momento in cui veramente sta crollando tutto intorno a noi, di valori, delle cose che contano,
E allora dei bambini superviziati, dei ragazzi insomma a cui i genitori non sanno più dire un no, a ragazzi che hanno un iPhone da 1000 e oltre, non so quanto costa, tantissimo, e non sono contenti e si lamentano, hanno tutto e si lamentano di tutto sempre. Allora la mia attenzione è stata quella della riscoperta dello spirito natalizio. Non so se hai in mente, che ha l'ispirazione al grande capolavoro di Charles Dickens, no? Lo spirito del Natale, e quindi il recupero dello spirito del Natale vivendo una dimensione, ecco, un po' magica, dove c'è questa sveglia, però non voglio svelare tutto perché spero che poi qualcuno lo compri. No, dici solo l'essenziale, tranquilla. Ecco, e quindi questa sveglia magica con questo gufetto all'interno racchiuso, ed è la prigionia, ecco, in chiave metaforica, la prigionia, mi sentite? Sì, 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 ti sentiamo, vai, vai, se non ti sentiamo te lo diciamo. Mi sentite? Mi sa che qualche problema di connessione. Ti vediamo frizzata, Maria. Milena, mi senti? No, Maria, non ti sentiamo. No. C'è un problema di connessione. Ti vediamo frizzata. Ma nel frattempo passiamo, magari, se vogliamo passare, vediamo se si è... Ah, sì, ti sei sbloccata? Sì, adesso sì. Adesso ok, ti vediamo, allora perfetta. Vado avanti perché c'è un problema di connessione. E dicevo, la prigionia... giusto per citare un brano. Sì, sì, mi sono sbloccata perché è un problema di connessione, la rete non va. Ok, mi sentite okay. Adesso? Sì, sì, ti allora, sentiamo, vai pure. Ok, immaginavo, giusto per leggere un pezzettino. Allora, mi chiamo Sir Goofy Noel e non stai sognando. Perché sei prigioniero in una sveglia? Sono stati tutti quei sentimenti negativi che mi hanno rubato la contentezza del cuore, rispose facendosi serio. Sono prevalse in me la tristezza, la paura, il risentimento, l'odio e la rabbia. Povero me, come farò ad uscire? Vuoi aiutarmi? Ecco, giusto questo passaggio per dire come, ma questo non vale solo per questo Sir Goofy Noel e non vale solo per i ragazzi, per i bambini o per i ragazzi, ma anche per gli adulti. La prigionia, no? Fuori la prigionia, essere prigionieri di questi sentimenti che non ci fanno godere e vivere appieno quell'icket nunc, no? Quel qui e ora. Come dire, che ci regala la serenità della contentezza di quello che abbiamo. Quindi quando si vive proiettati, ecco, diciamo come si insegna in filosofia, si vive proiettati nel futuro, noi non viviamo mai il presente. Oppure quando diventiamo così lamentosi del passato, anche lì non si vive nel presente. E c'è questa dimensione di voler sempre di più, di più, di più, e quindi immaginare sempre qualcosa di, diciamo, di più grande. Ho un cellulare, ne voglio un altro ancora più grande e più importante. Quindi io vedo tanti giovani, tanti ragazzini che hanno tutto fondamentalmente e non sono mai contenti. Quindi questo è un passaggio dove è chiaro, ecco perché ho detto è per piccini ma anche per grandi. La prigionia, no? Quelle emozioni negative che noi viviamo, della rabbia, dell'odio, della tristezza, della paura, che purtroppo quando pervadono l'animo, soprattutto nella fascia d'età più adulta, più diciamo adolescenziale, adulta, giovanile, sfocia in atti di violenza contro se stessi o contro gli altri. Ma manco tanto giovani adulti, se pensiamo alla cronaca di quella bambina di terza media, per fare un esempio proprio di questi giorni,
che si è, come dire, prigioniera, per usare proprio il racconto, dell'odio, del risentimento, della rabbia verso il suo compagno, ha portato un'arma a scuola. Quindi stiamo vivendo in un momento triste. Quindi ecco perché le favole, i racconti ci dovrebbero aiutare a riflettere. Quindi vanno lette, interpretate. Faccio un appello agli insegnanti che ci ascoltano. Siamo a disposizione, io, Alessandro e Floriano, l'abbiamo fatto anche con l'altra scuola, perché andrebbero accompagnate, meditate le storie, lette, rilette, meditate, studiate, con l'ausilio di un adulto. Ok, grazie, perfetto. Mi fermo. Allora, passiamo a Floriano, se pure ci vuole illustrare un po' in breve un suo libro che preferisce, e poi diamo la parola ad Alessandro. Nel frattempo salutiamo Lidia Geraci, Giovanna Di Stefano, Pasquale Fierro e Marianella Giuni. Allora, io vi parlerei invece del primo libro. Il primo libro che abbiamo pubblicato risale al maggio del 2023, ormai, è passato un po'. Si intitola Ti racconto un'emozione, storie per bambini di tutte le età. Ci sono dentro 9 racconti, 9 favole, che sono un po' esattamente quello che vi sta mostrando adesso Maria. 9 racconti, 3 ciascuno. In realtà noi abbiamo organizzato il testo in questo modo. Abbiamo deciso di pubblicarne appunto 3 ciascuno, anche perché ognuno di voi di noi si è rivolto a una fascia d'età leggermente diversa. Io mi sono rivolta a quelli un po' più piccolini, da 3 anni in su, fino agli 8, così ai 9, fino a salire fino ai 12-13 anni. Diciamo che l'età di lettura più apprezzabile, abbiamo visto che poi in realtà era quella. E i miei racconti, così anche come loro, hanno un filone tematico che è lo stesso, quello delle emozioni, che abbiamo ripreso anche negli altri 2 libri. In questo ci siamo concentrati maggiormente su quelle che sono le emozioni più comuni, che poi sono, si ripetono un po' tutti i giorni, come diceva Maria, no? Prima. Spaziano un po' da quella che è la realtà dei bambini tutti i giorni, quindi dall'amicizia piuttosto che al vivere la quotidianità, e soprattutto per quello che mi riguarda ho preferito guardare la realtà con i loro occhi, quindi il meravigliarsi per le cose più piccole, il dare valore anche alle piccole cose e non a quelle materiali. Quindi ad esempio andare in un bosco, vedere l'animale più piccolo, ecco, che può essere il verme, anziché dare importanza al lupo bianco che era tanto ricercato dagli adulti, guardare invece ad esempio nella prima storia questa principessa ricciolina che andava in giro sparpagliando i suoi riccioli colorati, donando poi in realtà amore a tutti, perché lo scopo appunto di quella favola è far capire che l'amore vince su tutto, l'amore, l'amicizia, l'essere consapevoli di quelle che sono difficoltà dell'altro e soprattutto delle differenze dell'altro, quindi anche l'accettazione, accettare ad esempio che nella realtà di tutti i giorni ci possono essere persone che non ci piacciono, c'è la figura del bullo, c'è la figura del vanitoso, persone che vivono la nostra quotidianità e soprattutto visti con l'occhio dei bambini possono sembrare cose enormi, ma il mio compagnetto si vanta per quella cosa, oppure mi ha dato fastidio per questo e per quell'altro, quindi sempre attraverso l'occhio dei più piccoli cercare di raccogliere quelle che sono le loro realtà e poi trasformarle. È un po' quello che hanno fatto anche Maria e Alessandro nei loro altri 3 racconti. Alessandro si è ad esempio focalizzato su quello che è un mondo fantastico inventato appunto attraverso un sogno, poi magari se vorrà ne parlerà anche meglio lui, non voglio spoilerare troppo. Maria racconta anche ad esempio di un villaggio in cui i bambini utilizzano, o meglio ci sono questi cani che rappresentano un po' il villaggio di una realtà moderna dove si dialoga soltanto attraverso il cellulare, si era perso il contatto con la realtà per poi essere un po' ritrovato, quindi proprio la realtà di tutti i giorni ritrasmessa, rivissuta attraverso appunto la favola e l'immaginazione, fatta apposta in modo che si possa creare quella connessione, diciamo, quell'empatia che è più facile ritrovare attraverso i bambini. Questo è un po' quello che abbiamo detto in questo primo libro, ecco. Ok, grazie tante, poi a te Floriana. Allora andiamo da Alessandro, ti hai messo l'ultimo libro. Sì, l'ultimo da parlare. Libro, io mi ricollego a quello che ha detto Maria quando ha parlato dell'adulto che guida i bambini, perché nel racconto, prima del pensiero nei bambini nascono le emozioni, che spesso le emozioni
magari i bambini vengono sopraffatti da queste emozioni perché non le capiscono, non le sanno gestire. Quindi è bene che anche un adulto, sia dall'età proprio dell'infanzia, con bambini inferiori ai 6 anni, cioè un adulto li guidi e legga i racconti a questi bambini, che si instaura, anche perché si instaura un bel rapporto tra bambino e adulto. Il bambino acquisisce sempre più sicurezza e non ha paura nel raccontare le sue emozioni. Insomma, un bambino che cresce con i racconti, con le favole, è un bambino che cresce bene. E per quanto riguarda i libri, io preferisco, come ha detto Floriana, che i racconti vengano magari commentati da chi li ha scritti. Per il terzo libro ci sono tre racconti, a differenza del primo, che, come diceva Floriana, ne ha nove. Per quanto riguarda l'ordine che ci siamo dati, è quello di tre fasce di età. C'è Floriana che predilige la fascia di età fino ai 10 anni, e Maria che magari è predilige la fascia d'età di mezzo, dai 10 ai 12 anni, e io ho scelto quella dai 12 fino ai 13, anche 14 anni. Nel racconto che ho scritto nell'ultimo libro, Storie di Primavera, lo faccio anche vedere, io parlo dell'amicizia di due bambini che magari viene tradita da uno di loro, perché, ecco, non voglio spoilerare il racconto, c'è l'innamoramento di uno di questi bambini, c'è magari un'azione scorretta da parte dell'amico che poi alla fine finisce bene, perché è un'amicizia che prima si sgretola e poi si rafforza alla fine. Cosa dire di più? Per quanto riguarda il primo racconto, il primo libro, io ho puntato soprattutto sulle emozioni nei miei tre racconti, e lo citava prima Floriana, Il sogno di Anselmo ne tratta più di una di emozione, con riferimenti anche a Galimberti per quanto riguarda soprattutto la rabbia, ma poi ho trattato anche il tema dell'invidia e della rabbia. Ok, perfetto. Gli passo la parola a Milena per proseguire. All'interno di questi libri ci sono dei disegni. Da chi sono stati creati? Floriana. Allora, alcuni di questi disegni sono originali. Sono dei disegni che sono stati realizzati direttamente da alcune ragazze, da due ragazze che appunto hanno curato la parte grafica. Una è la figlia proprio di Alessandro, e l'altra è un'altra ragazza appunto che ha collaborato, che Maria conosceva, che quindi, esatto, questo è uno dei disegni che ha realizzato proprio questa ragazza, che quindi ha collaborato con noi. Le altre invece immagini sono state scelte appunto dal nostro editore insieme con il suo grafico. Quindi ci sono delle immagini che sono proprio inedite. Molto belle. Invece per quanto riguarda i titoli? I titoli anch'essi sono stati scelti, diciamo, su questo dobbiamo dire che possiamo ringraziare il nostro editore perché ci ha lasciato carta bianca, ha sempre stato molto attento sotto questo punto di vista, insomma ha lasciato che fossimo noi a decidere il titolo, e poi lui ovviamente ci ha confermato oppure modificato qualcosa. Diciamo che è partito il primo, trovate il primo titolo, l'altro è rimasto un po' sullo stesso filone, perché appunto mantenendo sempre la stessa scia delle emozioni, quindi abbiamo mantenuto anche lo stesso titolo, che è più o meno lo stesso, sempre Storie di Primavera piuttosto che Storie per bambini di tutte le età, piuttosto che Storie appunto di Natale. Certo. Alessandro, quanto è difficile scrivere per bambini? Non sento bene. Quando è difficile scrivere per i bambini? Beh, per i bambini... E la difficoltà sta nel fatto di non turbare il lettore con ciò che si deve. Bisogna trovare un linguaggio adatto
per la fascia di età per cui si scrive. Però quando si parla di emozioni, il bambino non si turba, il bambino anzi ha, e non solo il bambino, anche quelli un po' più grandi, direi anche gli adulti hanno bisogno di questa cosa, perché le emozioni spesso non si conoscono e non si riconoscono. Per saperle gestire bisogna conoscerle, bisogna riconoscerle, e così impariamo a gestire. Quindi quando c'è un racconto che suscita delle emozioni nell'animo di un bambino o anche di un adulto, questo racconto aiuta a vivere meglio il presente e magari a fare pace con il passato e vivere meglio un futuro. Per quanto riguarda i bambini, significa anche far crescere bene dei piccoli che da grandi faranno parte di una società che sarà migliore di quella che abbiamo conosciuto noi. Benissimo. Per quanto riguarda i disegni, io volevo ringraziare sia la Corbisiero e Aurora Corbisiero e Maria Pia Buscemi, che è mia figlia, non finirò mai di ringraziare per avermi donato questi disegni dopo le mie suppliche continue. Beh, tra l'altro sono molto belli, complimenti alla figliuola. Sì, molto belli e anche molto colorati, attirano molto. E sono a tema con i racconti. Sì, infatti. Che editrice avete pubblicato? Non sento bene io, Milena. A Maria, chiedevo, quale casa editrice avete pubblicato questi libri? L'editore Cornacchione. Edizioni Cornacchione. Abbiamo incontrato, diciamo che anche in questa è stata un'avventura e un cammino iniziato insieme, perché tramite un amico, sempre sul web, che mi aveva invitato per un'intervista, abbiamo scoperto Domenico Cornacchione, che era alle prese con questa casa editrice e alle prime armi, no? E quindi diciamo che siamo contenti di averlo avuto a battesimo, in questo caso anche noi, è stato un po' reciproco questa esperienza, e quindi ha avuto, come diceva Alessandro e Floriana, ha creduto in noi, ci ha sostenuti, anzi il terzo proprio volume, questo Storie di Primavera, è stata un'idea sua di voler che noi, insomma, ci ha spinti a una trilogia poi delle opere, quindi ha detto perché, ecco, non continuate su questa scia. Tant'è vero, voglio dire una cosa, ecco, mi prendo un po' di spazio, nell'ultimo testo Storie di Primavera io stessa all'interno del racconto cito il primo volume, perché c'è un personaggio che è nel primo volume che ritorna anche in questo volume, la civetta Glaucopis, questa civetta saggia che invita a riscoprire il buon senso, e come dicevamo prima, innanzitutto per noi adulti, perché abbiamo dimenticato una cosa, Andrea: le favole non sono per i bambini, le favole sono per gli adulti. Esatto, per infatti, prima. Te l'avrei detto tra poco, te l'avrei detto, ma anticipato. Ok. Floriana, tornerete a scrivere qualcosa tutti e tre? Sì, certo, ci sono diversi progetti in cantiere, diciamo così. Sì, ci stiamo pensando, assolutamente sì. Anche perché ormai siamo un trio che va bene, siamo rodati, ci siamo rodati abbastanza, quindi sì, sicuramente pubblicheremo anche altre, non solo racconti per bambini, stiamo pensando anche a puntare un pochettino più in alto, vediamo. E invece io chiedo proprio a tal proposito, se doveste fare un genere diverso, cosa fareste? Ma allora, abbiamo pensato a un racconto a sei mani, chissà, l'idea c'è, quindi diciamo che ci vogliamo spostare per un pubblico leggermente più adulto, quindi per dei lettori un po' più grandicelli, si parla sempre appunto di ragazzi, non puntiamo a un pubblico di adulti, però... o meglio, più che pubblico direi lettori, perché
Mi viene di dire pubblico perché siamo qui online in questo momento, però stiamo parlando ovviamente di lettori. Magari agli adolescenti e poi dopo Floriana, già che ci siamo, vedi poi da cosa nasce cosa, poi andiamo agli adulti. Andrea, intanto diciamo questi tre libri vanno bene impacchettati e messi sotto l'albero. Esatto, senti, come hanno detto è molto indicato, grazie, anche sotto le festività da regalare sono gli ideali questi libri. Tra l'altro una cosa che non abbiamo detto, se posso. Ecco, ma io ci sta facendo vedere un altro disegno nel frattempo. Anche insegnanti montessoriani, appunto, l'hanno trovato molto adatto per le, come studio anche in classe, quindi il primo test è proprio stato acquistato proprio per studiare in classe con i ragazzi. Beh, tra l'altro questi libri si possono comprare con il buono insegnante, buono alunno, insomma tutto quello che c'è scolastico. A te Andrea. Ok, visto che diciamo di comprare, magari facciamo idee dove si può trovare e se qualcuno lo volesse, lo volesse acquistare. Dove possono trovare eventualmente anche loro se qualche persona li volesse contattare di persona. Alessandro. Beh, noi siamo intanto presenti sui social e quindi abbiamo il piacere di parlare con i nostri lettori, di magari ascoltare commenti, suggerimenti, domande, qualsiasi cosa volesse fare un lettore che magari ha letto i nostri racconti. I libri si trovano nelle librerie, chiaro che online in un giorno arrivano, basta ordinare i libri nelle librerie online, questo lo sappiamo tutti, anche se purtroppo è a danno delle librerie fisiche, ma è un dato di fatto che chi vuole il libro subito basta cliccare un tasto e il libro in un giorno arriva a casa. Chi ci contatterà sui social potrà assaporare una cosa che io tengo a sottolineare, che io e Floriana e Maria si scriviamo per i bambini e scriviamo per i ragazzini, anche per gli adulti, ma soprattutto scriviamo perché stiamo bene insieme, perché siamo degli amici prima di scrittori, e quindi lo facciamo divertendoci e perché siamo legati da una stima non indifferente, e quindi già il piacere di scrivere e farlo insieme e poi farlo per gli altri. Benissimo, insomma un sodalizio come il nostro, no? Si collabora e si fanno tanti bei progetti. Esatto, mi ricordano molto, oltre il zio Solenghi Lopez e Marchesini, c'è il Morteo Buscemi e De Carlo Garofalo. Potreste fare. Bella sta cosa, grazie Andrea. Benvenuta così. No, visto che veramente siete tutti e tre, veramente, avete un affiatamento impressionante tutti e tre, veramente incredibile. Vi faccio i complimenti a ognuno di voi singolarmente. Grazie. Andrea, io prima di chiudere inviterei i nostri ospiti, magari. È andata via la connessione, no? Mi diceva. Noi ti sentiamo, Maria. Allora, noi ti sentiamo, Maria. Dimmi, Milena, intanto. No, è come diceva Alessandro. Sì. Invitiamo la comunità a fare Radio 24 TV con il racconto di Ciao Rocco, magari. Leggete un libro, una paginetta a testa di scambiando di libri, così potremmo anche sapere qualcosa in più. Ecco. Esatto, magari se non lo trovano ce lo dite, vi diamo un contatto di Eugenio Pattini di questo programma che va in onda tutti i lunedì al 21, quindi sarebbe l'ideale anche per voi. Va bene, grazie. Figurati. Sì, forse credo da lei, purtroppo. Maria. All'inizio la connessione non era ottimale, quindi. Sì, infatti, l'aveva detto. Adesso vediamo se si riesce a collegare, se non tanto è, la salutiamo. Te, Milena, devi chiedere altro? No, Andrea, credo che i nostri ospiti non vogliono tollerare nulla dei loro libri, tranne se verrebbe a raccontarti qualcos'altro, magari in un'altra trasmissione, sui vostri libri, leggendoci qualcosa. Sì, per me sarebbe un piacere. Bene.
perché Andrea comunque noi organizzeremo sempre qualcosa nella vicinanza del Natale, quindi potremmo invitare anche loro a partecipare. Infatti, come no, molto grazie. Volentieri. Grazie. Nel frattempo, sì, facciamo presente poi, non solo a loro, ma anche a chi ci sta guardando, di segnarvi sul calendario una data, il 5 di dicembre, e poi vi diremo il perché. Sarà un giovedì sera, che abbiamo un ospite speciale, vi diciamo già. Molto conosciuto. Esatto. Va bene, Andrea. Allora, Milena, lasciate formulare le ultime parole. Io comunque da parte mia intanto saluto tutti quanti gli ospiti che sono stati qui, sia Maria che al momento non c'è, a Floriana, Alessandro e anche chi ci sta guardando, e daremo appuntamento a domani. Quindi a te, Milena, per finire. Intanto Maria aspetta, è ritornata, così salutiamo anche lei. Ok. Grazie Andrea e la connessione, grazie davvero. Sì, abbiamo infatti detto poco fa, non ti preoccupare. Okay. Milena, a te. Andrea, io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio per il tempo che ci hanno concesso e aspettiamo con ansia i loro racconti. Quindi alla prossima e buonasera a tutti coloro quali ci hanno ascoltato. Ciao ragazzi. Grazie, grazie. A presto. Complimenti a voi. Grazie a voi.